la tua carta è il drago. Suppongo che sia emozionante. Forse stai per vivere un'avventura. Signorine? Professoressa! L'astronomia non è divinazione. Non troverete i misteri del cosmo nelle linee del palmo o in fondo alle tazze di tè. Ahimè, i cieli non si svelano all'occhio ingenuo. Ma se vi dedicherete a un'osservazione lunga e scrupolosa, allora col tempo potreste riuscire a scorgerne un barlume. Tenetelo a mente e prendete i telescopi. Questa notte saliremo all'osservatorio! Non hai ancora un telescopio? Per ora puoi usare quello del signor Takkar. Ma provvedi al più presto. Ehi, posso regolarlo io per no, te? No, no, mettilo a fuoco senza aiuti. Sappiate che mi aspetto che vi dedichiate all'osservazione anche nel tempo libero. È chiaro a tutti? Ma, professoressa, fuori si gela. Il freddo non è mai riuscito a fermare gli astronomi del passato. Pensate anche solo ai tavoli di astronomia che hanno eretto nelle Highlands, dove ormai millenni or sono, studiavano le stesse stelle che sono sopra di noi ora. È tutto chiaro? Andate. Ciao! Non credo che ci siamo presentati ufficialmente. Sono Amit e sono un patito di astronomia. Ciao, Amit. Piacere di conoscerti. Ho sentito dire alla professoressa Shah che non hai un telescopio. Se vuoi ne ho uno in più. Posso prestartelo per il trimestre. Sei davvero gentile, Amit. Sei sicuro che non ti servirà? Ne sono sicuro. Ne ho uno nuovo. Sono riuscito a procurarmi un Celestia Contemplor. Immagino tu lo conosca. Ma che dico, lo conosci di sicuro. È il fiore all'occhiello della mia personale collezione di strumenti astronomici. Ma anche il mio vecchio modello non è male. Vetro Goblin e incantamenti ottici di prima classe. Mi dispiace che un oggetto così se ne stia a prendere polvere. Beh, io... Grazie, Amit. Figurati. Comunque, il telescopio è nel ripostiglio proprio sotto di noi. Non puoi sbagliare. Io devo finire di... leggere un paio di cose al piano inferiore. Vieni da me, poi, e porta il telescopio. C'è una cosa di cui voglio parlarti. Ho cercato di rimandare il più possibile l'osservazione. Oh! Ho il telescopio. È più bello di quanto credessi. Non offrirei mai a un futuro amante delle stelle un lunascopio di terza categoria. Ma c'è... qualcos'altro? Sì. E che cosa? Ricordi quei tavoli di astronomia di cui parlava la professoressa Shah? Per caso ho letto alcune cose al riguardo. Sembra che ce ne sia uno proprio qui a Hogwarts. Penso che potremmo usarlo per trovare costellazioni nascoste. E vorresti il mio aiuto per riuscire a trovarlo? Sì, ci stai? Nessuno del club delle gobiglie ha accettato. Preferiscono farsi sputare addosso da una biglia. Beh, sono dei codardi. Sbrighiamoci finché le stelle sono ancora visibili. Una volta lì, ti insegnerò a usare quel telescopio. Promesso. Non serve che tu mi convinca. Sono con te. Fantastico, non te ne pentirai. Andiamo? Amit, posso chiederti una cosa? Oh, certo. Esattamente dove si trova il tavolo che cerchiamo?
Secondo il vecchio diario di un astronomo che ho trovato in biblioteca, potrebbe trovarsi lungo le mura del castello. Perché sei così affascinato dalle stelle? Probabilmente perché c'è tanto da imparare da esse. Voglio dire, sono molte le cose che possono insegnare tanto, ma l'astronomia sembra proprio non avere limiti. Si scopre sempre qualcosa di nuovo. Vengono scoperte continuamente nuove stelle e lune. Hanno perfino trovato un nuovo pianeta appena 50 anni fa. A dire il vero, è tutto. Ah, d'accordo. Avevo ragione sui tavoli di astronomia. Sono davvero la soglia delle stelle, come diceva il libro. E il tuo contributo è stato inestimabile. Ti citerò nella mia autobiografia, stanne pur certo. Grazie mille, Amit. Non vedo l'ora di leggerla. E io non vedo l'ora di scriverla. Questo è solo l'inizio. Troverai altri tavoli come questo disseminati nei vari territori. Sono in attesa di essere scoperti da un astronomo meritevole. E tu corrispondi alla descrizione. Ah, per quanto riguarda il telescopio, non restituirmelo. Voglio che lo tenga tu. Sei molto generoso. Grazie. Non c'è di che. Ha lenti in vetro goblin e un'iscrizione in goblinese. Una lingua che conosco molto bene. Col goblinese è tutta questione di gola. Molto dipende da come pronunci le R. Comunque, è un bene che la nostra avventura sia stata un successo. A presto.